Cari amici, vediamo se siamo in diretta. Sì, sono Guido Rossetti, sono un numerologo, un autore e un life coach. Ecco, forse mi sentite adesso perché si stava caricando. Sono Guido Rossetti, sono un numerologo, un autore e un life coach e sono molto contento, di essere qui con voi questa sera. Ringrazio Enrico Ballantini, che è il fondatore di Focus, e anche Anna Tamburini Torre che ha creato questa università, l'Università Lux, l'Università della Conoscenza, che vi permette di accedere a queste informazioni attraverso tanti docenti e ogni docente porta la sua conoscenza, la sua esperienza. È un'iniziativa davvero ammirevole e lodevole. Io credo che sia davvero importante in questi tempi, specialmente, tenere alta la consapevolezza. Se c'è una parola magica è consapevolezza. Grazie allora Enrico, grazie Anna Tamburini Torre, grazie Enrico Ballantini. Il tema di oggi è numerologia archetipica. Vedo che siete già in diretta. Vedo che state aumentando, nel senso vedo crescere i numeri della vostra presenza. Che cos'è la numerologia? Che cos'è un archetipo? La numerologia è un'antica scienza diagnostica del carattere, di cui Pitagora fu uno dei più illustri conoscitori e divulgatori. Beh, Pitagora era anche un matematico, un filosofo, era anche molto di più, forse un illuminato perché sentiva la musica delle sfere, aveva fondato questa scuola di numerologia già nel 500 a.C. Quali sono le basi, i fondamenti della numerologia come la conosciamo oggi? Questi fondamenti vanno cercati nella Bibbia, nell'Antico Testamento. I primi cinque libri della Bibbia, chiamati anche Torah o Pentateuco, contengono queste basi. Perché? Perché tutto parte da Logos, dal nome, il verbo, il sacro nome di Dio. Il sacro nome di Dio è l'origine di tutto, è come il Big Bang che ha creato ogni cosa. E qui cominciamo con i concetti della numerologia. Il nome di Dio è sacro e tutte le lettere sono sacre perché sono emanazioni del suo nome. Ciascuna lettera quindi è un aspetto del Dio unico con un proprio particolare carattere. A ogni lettera corrisponde un numero. Questo concetto è chiamato gematria. La gematria quindi è l'associazione che esiste tra lettere e numeri. Questa associazione tra lettere e numeri, questa corrispondenza tra lettere e numeri, appunto, è chiamata gematria. Parliamo di migliaia di anni fa, quindi non è una scienza nata ieri. I nomi quindi erano considerati sacri perché tutto è sacro, ogni lettera è sacra, ogni lettera è un aspetto di Dio. Il nome sacro di Dio, Yahweh, con questa trasposizione tra lettere e numeri, dava il numero 26. 26 è un numero molto importante. Noi oggi, come numerologi, utilizziamo l'alfabeto di derivazione latina, l'alfabeto internazionale. Per capirci, è una tabella di corrispondenze dove A uguale a 1, B uguale a 2, C uguale a 3. Ve la faccio anche vedere. Vedete? Questa è la tabella di corrispondenza che vi dico, di cui vi parlavo. Vediamo se c'è. Se si mette a fuoco, beh, insomma, la vedete ugualmente. A1, ecco, adesso è a fuoco. A1, vedete che il numero 1 corrisponde alle lettere A, J, S, il 2 alle lettere B, K e T. Perché la L corrisponde al 3? Perché è la dodicesima lettera, 1 più 2, 3. Perché la M corrisponde al 4? La tredicesima lettera, 1 più 3, 4. Perché la Z è un 8? La ventiseiesima lettera, 2 più 6, 8. In numerologia bisogna sempre sommare e ridurre a un'unica cifra da 1 a 9.
parte dei numeri considerati speciali maestri, che sono 11, 22 e anche oltre, 33, 44 e così via. Noi trasformiamo le lettere in numeri e così otteniamo dei significati. La numerologia si basa sui significati simbolici che esistono tra lettere e numeri. Che cos'è invece un archetipo? Che parolona! Il mio compito in questa vita è rendere semplici le cose che sembrerebbero veramente troppo complicate. Io avevo letto dei libri sugli archetipi e vi assicuro che non erano per niente divulgativi, anzi, vi devo dire la verità, vi devo dire la verità che io leggendo praticamente questi libri sugli archetipi, nonostante che li studio da una vita, non ci avevo capito niente. Invece, bisogna essere divulgatori. No, andiamo a complicare le cose già complicate. Che cos'è un archetipo? Perché io mi occupo di numerologia archetipica. Mi sento come un divulgatore che prosegue il cammino iniziato, se volessimo vedere come una linea, io, insomma, ovviamente non sono né Pitagora, né Platone, né Jung, né Ilma, però mi sento sicuramente depositario di queste conoscenze in una linea che collega numerologia, scienza, psicologia, archetipi. E infatti nel mio primo libro, che vi mostro, che è questo, Le carte dei numeri, io ho parlato dei segreti della numerologia in un viaggio tra mitologia e archetipi. Ringrazio anche Anna Ogé che ha disegnato queste bellissime carte che fanno parte del libro. Io sono stato il primo, lo dico per incensarmi, è la verità, sono stato il primo divulgatore che ha parlato di numeri come archetipi. Prima non c'era niente a livello internazionale che avesse creato questo collegamento, fatto in un certo modo. Questo è avvenuto appunto alla fine degli anni 90 con il mio libro Le carte dei numeri, dove ho veramente associato ogni numero a un archetipo, nel rispetto della conoscenza del viaggio dell'eroe, quindi parliamo di Joseph Campbell, l'eroe dai mille volti, parliamo anche del risveglio dell'eroe, quindi la mia è una numerologia archetipica. Che cos'è allora un archetipo? Un archetipo è un modello di comportamento preesistente nella nostra psiche. Jung descriveva gli archetipi come immagini primordiali, principi primi della mente umana. Gli archetipi sono atemporali, poi vi spiegherò il perché. Sono situati nell'inconscio collettivo. Sono atemporali perché il tempo esiste sul piano della mente, ma nell'inconscio, passato, presente e futuro coesistono, è un paradosso. Noi con la mente siamo costretti a spaccare tutto in due, bene, male, luce, ombra, bello, buono, giorno, notte, ma è un tutt'uno. Allora gli archetipi, scusatemi che tolgo le notifiche del telefono, se no è un continuo, è un continuo. Allora, togliamo queste notifiche perché ormai siamo veramente sottoposti alla tecnologia in una maniera che qui non ci si salva più. Io adoro la tecnologia, ma veramente tra le notifiche e Telegram e WhatsApp, lo sapete meglio di me. Parlavamo allora che l'archetipo è atemporale, perché gli archetipi sono i principi primi. Gli archetipi esistevano prima del tempo e dello spazio. Potremmo dire che sono le idee stesse del pensiero universale, quindi sono fuori dal tempo e dallo spazio. Gli archetipi sono nell'inconscio collettivo. Ogni person di conseguenza, ogni personaggio che noi vediamo, anche in TV o che leggiamo nella letteratura, ogni personaggio rappresenta un archetipo perché è un'espressione tipica di comportamento. Ogni risposta che noi offriamo al nostro ambiente è influenzata da un archetipo.
Gli archetipi sono degli stili di comportamento, sono dei modelli di comportamento, sono al contempo delle divinità. Ogni divinità ha avuto il suo pantheon e questo è meraviglioso. Il pantheon delle divinità sono nei templi greci, Giove, Venere, sono i giorni della settimana, poi Marte, Giove, Venere, Saturno, Plutone, sono delle divinità, sono come i colori con cui Dio dipinge ogni cosa. Un'immagine metaforica che mi piace utilizzare è una luce, un raggio di luce che entra in un prisma. Quando il raggio di luce entra in un prisma, la luce si scompone nei colori dell'arcobaleno. La stessa cosa avviene per gli archetipi. Potremmo dire che quando l'universo si manifesta, le sue manifestazioni sono gli archetipi, che sono come i colori che dipingono qualsiasi tela esistente, sono come le note musicali, sono come i colori dell'arcobaleno, sono le componenti uniche, sono come le lettere dell'alfabeto. Ogni archetipo rappresenta un aspetto del tutto. E questi archetipi sono ovunque perché sono alle basi di tutto ciò che esiste. Gli archetipi sono anche comportamenti tipici, caratteri. Noi abbiamo tutti gli archetipi, noi abbiamo tutti quanti gli archetipi e di conseguenza tutti gli archetipi, sono anche tutti i numeri. La correlazione che esiste tra numeri e archetipi è proprio questa. Stasera parleremo del numero 1, l'archetipo del guerriero. Noi dovremmo stare qua ore e ore, ovviamente io potrò dirvi qualcosa, potrò dirvi anche molto, dipende, ma ci tengo a sottolineare che questo è un argomento immenso. L'argomento degli archetipi è un argomento immenso. Gli archetipi ci permettono di riconoscere il nostro carattere. Noi veniamo al mondo con degli archetipi dominanti, noi veniamo al mondo con degli aspetti dominanti. Potremmo dire che noi abbiamo tutti i caratteri, come dice Jung, ma ci sono degli aspetti più riconoscibili. Jung dice che noi potenzialmente abbiamo nel nostro armadio psichico tutti i vestiti, ma non li indosseremo mai tutti, per fortuna, perché ci sono anche abiti che non va bene indossare, insomma, il ladro, l'assassino è anche peggio, ecco, però non abbiamo bisogno di indossare tutti gli abiti, di provare tutti i caratteri. Noi veniamo al mondo con delle dominanti. Nella numerologia sono i numeri della nostra carta numerologica. Questa è una carta numerologica da compilare e poi se vi interessa ve la posso anche fare avere. Ma poi il bello è compilarla, chiaramente. Io posso anche aiutarvi a compilarla e poi se volete ovviamente anche a leggerla. Se vi interessa conoscere di più sulla numerologia potete leggere i miei libri. Ve ne faccio vedere anche un altro, che è questo, la numerologia e le chiavi della fortuna. E ogni numero è una chiave di fortuna. Cosa vuol dire? Vuol dire che il numero 1 come chiave di fortuna ha l'azione, il numero 2 come chiave di fortuna ha la sensibilità, il prendersi cura, il 3 come chiave di fortuna ha l'espressione e così via. Che cos'è il nostro carattere? Jung definirebbe il nostro carattere come un collasso quantico, dove tutte queste potenzialità dell'essere vengono ridotte in una banda più riconoscibile che lui chiama il complesso dell'io. Che cos'è che fa questo? Pensate bene, è il nostro nome. Il nome determina la nostra identità. La nostra identità è una riduzione di tutto il potenziale. Meno male, se no saremmo tutto, saremmo troppo.
Il nome corrisponde all'identità, di conseguenza il vostro nome e cognome è ciò che ha ridotto questa gamma infinita all'interno di una banda di frequenza, per fortuna più ridotta ma più riconoscibile, che noi chiamiamo il nostro carattere. Quali sono allora i vostri numeri? Quali sono gli archetipi dominanti? Quali sono i personaggi che vanno in scena più di frequente sul palcoscenico della vostra vita? Questo lo potete scoprire imparando di più sulla numerologia. Per trovare i vostri numeri, quindi, o leggete i miei libri, oppure c'è un metodo, ma è molto semplice, si trasformano le lettere in numeri. Volendo c'è anche un'applicazione che si chiama Numero Staccato Logos che vi dà automaticamente i vostri numeri. Lo trovate sia per Android che per iOS, per intenderci per la Apple. Ecco, quindi trovare i vostri numeri adesso per fortuna anche con delle app è facile. Numero Logos è la mia app che vi permette di trovare immediatamente i vostri numeri. Lo scopo di questa sera è parlare degli archetipi. In ogni caso, noi abbiamo già dei numeri che sono immediatamente riconoscibili. Il giorno di nascita. Il giorno di nascita è importantissimo, il giorno di nascita. Perché? Perché vi permette già di avere dei riferimenti. Quindi, se voi siete nati il giorno 1, il giorno 10, il giorno 19 o il giorno 28, già siete in sintonia con l'archetipo del guerriero. Il numero 1 è associato all'archetipo del guerriero. Nella mitologia vedremo che questo guerriero è sia Apollo o anche Marte. Vediamo un po', qui mi dà dei suggerimenti perché non lo so. Per la verità, io non sto vedendo se avete già inviato dei commenti perché non li vedo sinceramente. Vediamo se c'è qualche riferimento dove possono essere. Datemi qualche dritta voi perché io non. Dove vedrò i vostri commenti? Io intanto continuo a parlare. Dicevamo quindi, se voi siete nati l'1, il 10, il 19 o il 28, avete, per riduzione teosofica, visto che il 10 è 1 più 0 uguale 1, l'1 è 1, il 19 è 1 più 9 è 10, 1, 28 2 più 8 è 10, 1. Avete già in riduzione teosofica quindi il numero 1. Se voi siete nati il 2, l'11, il 29, avete il numero 2, il 20, avete il 2. E siete nati il 3, il 12, il 21, il 30, avete il 3 e siete nati, avete capito, il 4, il 13, il 22, avete in riduzione il 4, anche se il 22 è un numero speciale che non andrebbe ridotto. Un altro numero che si trova molto facilmente, che è forse il più importante, è il numero del destino. Ed è la somma ridotta di tutte le cifre della vostra data di nascita. Questo è chiamato il numero del destino, è uno dei numeri più importanti. Quindi, se voi fate questa somma e riducete tutto da 1 a 9, tranne 11 e 22, allora avete trovato il numero, forse clou, il numero del destino. Cominciamo allora questa nostra avventura nella numerologia archetipica parlando dell'archetipo del guerriero, il numero 1. Anche se voi non avete il numero 1 nel quadro numerologico, potete comunque trarne dei benefici. Perché? La numerologia archetipica non è solo collegata ai numeri. La numerologia archetipica è il collegamento diretto tra numeri e archetipi, è vero, ma noi abbiamo detto che abbiamo tutti i numeri, tutti gli archetipi. Se anche io non ho il numero 1, posso richiamare questo attore sul mio palcoscenico quando ne ho bisogno. Che cosa dà questo numero 1? Quali vantaggi ci dà questo numero 1? Beh, la parola il guerriero
Già la dice lunga. Andiamo a scoprire allora il nostro guerriero interiore. Andiamo a conoscerlo meglio. I riferimenti mitologici. Secondo Jung, la figura mitica dell'eroe incarna l'individualità. Il numero uno, il guerriero, lo immaginiamo sempre con delle armi, la spada, però anche la freccia, l'arciere che scocca la freccia, rappresenta l'individualità. Pensate anche alla figura, proprio come è fatto il numero uno, è una sticella, però poi con un segmento. Il numero uno corrisponde con la direzione, l'arciere che scocca la freccia puntando in una direzione. Il numero uno è anche lo spermatozoo che vuole arrivare primo per fecondare l'ovulo. Il numero uno è anche il raggio del sole. Infatti, che simbolismo ha l'ariete? Avete presente il cerchio con la freccia che esce. Quindi la freccia, anche Amazon ha un marchio del genere, ha la freccia. Il numero uno allora ci ricorda tutto quello che è il numero uno, vincente, veloce, audace, innovatore, pioniere. Secondo Jung allora l'eroe incarna questa nascita dell'individualità, io sono, che prevale sull'aspetto differenziato della psiche. Perché se il nostro io non si formasse, noi non potremmo dire io sono. Quindi il numero uno è l'individualità. Io sono Guido Rossetti. Io sono e tu sei. Questo è un primo importante atto di riconoscimento della mia individualità. È chiaro che poi questo diventa anche ego. E beh, io sono. È l'ego che c'è un ego sano e poi c'è un ego malato che vuole il potere a tutti i costi e fa qualsiasi cosa per ottenerlo, anche se ti schiaccia. Ci sono anche dei lati ombra, vedremo, del guerriero. Nella mitologia greca, di conseguenza, Apollo incarna questa figura dell'eroe che domina il caos e la materia. Ecco, l'arciere prediletto di Zeus. Apollo è associato al sole, al sole. E il sole è il risplendente, il sole si distingue da tutti gli altri. Infatti nel sole c'è la bellezza, ma c'è anche la vanità. Apollo quindi è associato al sole e il sole nella sua luce allontana le tenebre, quindi il male. Il sole è anche, ha un'azione anche purificatrice, purificante. Il dominio di Apollo comprende l'ordine, l'intelletto, la mente ed è complementare al regno di Dioniso, che vedremo che è il numero 5, il cercatore, che invece governa l'istinto, gli eccessi, la catarsi, il carnevale. Uno è una persona che tiene molto alla parola data, il guerriero crede nell'onore. E poi c'è un'altra figura mitologica che è Ares, che è il dio della guerra. Il guerriero è chiaro che ha a che fare con la guerra, le parole la dicono lunga. Il dio della guerra, lo spirito della battaglia, l'uno attira le sfide, l'uno vince. Ha bisogno di vincere. L'autostima può crescere soltanto quando noi accettiamo delle sfide. Se non accettiamo delle sfide, la nostra autostima rimane sempre bassa, a terra. Com'è possibile che gli altri ci riconoscano se noi non ci riconosciamo? Un'altra figura mitologica era Atena, che era la protettrice della città e anch'essa della guerra, identificata dai romani con Minerva.
Quindi ci sono diverse figure anche Diana nella religione romana, è la dea della caccia e anche la protettrice degli animali domestici. Quali sono le parole chiave del numero 1? Le parole chiave del numero 1 sono forza, autonomia, leadership, intraprendenza, determinazione. Volendo c'è anche un'affermazione. Sono forte, autonomo e pieno di valore. Io sono unico e pieno di valore. Il numero uno ce lo possiamo immaginare come una figura eretta su una collina che guarda verso il basso, verso la massa. L'uno nella mano è come il pollice che si oppone alle altre dita. Si dice che sia il pollice opponibile che ha creato la civiltà. L'uno va contro, l'uno afferma la sua idea anche se va contro a quella degli altri. Quindi l'uno è innanzitutto anche il potere di opporsi. Io sono unico, la penso a modo mio. Quindi le capacità che vi dona il numero uno, il guerriero, quando questo numero è attivato, sono dirigere, perché l'uno è una guida. Ma anche innovare. L'uno è come il sole che sorge ogni giorno e di conseguenza è un nuovo inizio. Ma un aspetto fondamentale del numero uno è dire di no, difendere i propri confini. Io sono. E poi l'intraprendenza. L'uno è come un martello, quando ha un obiettivo. Crea delle strategie e poi persevera fino a che non l'ha raggiunta. È un martello che caccia il chiodo dentro al muro a forza di martellate. Questo ci ricorda un po' anche Marte e l'Ariete, no? Decisamente. Anche la passione, il fuoco, la sessualità. Comandare, affermarsi, resistere. Quali sono i suoi valori? Onestà. Lealtà, l'onore, le persone d'onore, la giustizia, ma anche ovviamente la vittoria e il coraggio. Che personalità ha di conseguenza un numero uno? Beh, è una persona forte e autorevole. L'uno dovete valorizzarlo, dovete farlo sentire unico e importante. I numeri uno vogliono sentirsi unici. Originali, con un loro proprio stile, vogliono essere indipendenti. Anche le donne, numero uno, vogliono essere indipendenti economicamente, anche dal marito. Ma anche se fossero miliardari, non importa, è una questione personale. Io voglio essere riconosciuto per il mio valore. Voglio vestirmi in modo unico. L'uno vuole distinguersi. Qual è l'animale? A me piace anche il simbolismo degli animali. L'aquila. L'aquila ambisce alle più alte vette. La sua lucidità e il suo coraggio la rendono un simbolo di emancipazione e di crescita. Beh, l'aquila è anche un simbolo regale. Il numero uno vuole, quando è in equilibrio, costruire una società migliore. Vuole anche affermare gli ideali. Difendere i più deboli. Il guerriero ha un ritmo decisamente incalzante. Pensate che si può riconoscere uno stile archetipico in un luogo, in una persona, persino in un'azienda. Gli archetipi sono veramente quelle energie universali che noi troviamo in qualsiasi cosa che esiste. Se in un'azienda sapevate che c'è anche l'archetypal branding? Questo da noi sta arrivando, ma le cose a noi arrivano sempre dopo. L'archetypal branding vuol dire riconoscere l'archetipo all'interno di un brand, di un marchio. Una volta che noi abbiamo identificato il brand, cioè l'archetipo che c'è in un marchio, possiamo rendere questo marchio e questo brand
veramente potente trovare anche tutte le strategie di marketing. Se scopriamo che lo stile archetipico di quel gruppo è il numero uno, c'è da correre perché il numero uno, lo stile numero uno è un continuo allenarsi per vincere, un continuo allenarsi per essere migliori. Quando tu hai dato il massimo, proprio hai, è il minimo. In un'azienda stile guerriero, tu hai dato il massimo e per loro è il minimo. Anzi, sei sempre sul rischio del licenziamento se non ti dai più da fare. E quindi i numeri uno resistono. Allora, se voi avete il numero uno, avete bisogno di sfide, lavorate bene sotto pressione, se no poi arrivate a un certo momento che siete letteralmente consumati, esausti. Il numero uno potreste immaginarlo come un personaggio che si allena di continuo, no? È come Amici di Maria De Filippi, ragazzi che gareggiano per vincere, c'è il tabellone, oddio, il mio nome non è più il secondo, è il terzo, se arrivo sotto alla graduatoria mi mandano a casa. Questo è un po' il prezzo che si paga dell'energia audace, forte, stimolante del guerriero. Un ritmo accelerato, accelerato. Ci sono anche dei colori, ecco perché vi ho detto che è un argomento sterminato, cioè sconfinato. Però io, insomma, ve lo annuncio, è veramente appassionante. Quando si scopre il filone dell'archetipo, si apre un mondo che continua a dispiegarsi attraverso simboli, riferimenti, fantastico. Qual è il colore del numero uno, secondo voi? Beh, se c'è uno spettro, abbiamo detto, se c'è uno spettro dei colori, è rosso, il rosso, drammatico, energico, appassionato, beh, è il colore che poi avete presente il drappo, cosa si fa col drappo rosso, no? Vedo rosso, il sangue è nascosto, il sangue quando viene fuori è sparso e non va bene, il sangue deve rimanere dentro, è il colore meno presente in natura, il rosso. Quando viene fuori il rosso è successo qualcosa di drammatico, è scoppiato un vulcano, c'è una ferita, il rosso c'è in natura, ci sono dei fiori rossi, però voi vedrete che nella natura soprattutto c'è il verde, e poi c'è l'azzurro del cielo, ci sono tanti colori, però il rosso non è un colore dominante. Non si può neanche metterlo, non si può neanche dipingere i muri in azienda perché crea nervosismo, muove, attiva la circolazione. Però guardare il colore rosso di conseguenza migliora il metabolismo, aumenta la pressione sanguigna. Se avete la pressione alta, il rosso non va molto bene. E allora, il rosso è anche il colore della forza, dell'energia. Io ho il numero uno nel mio nome e cognome, il rosso mi piace moltissimo. Parlando del numero uno, dobbiamo parlare anche della guerra. Che cos'è la guerra? La guerra è inevitabile, la guerra è, potremmo dire, il lato complementare dell'amore. Infatti, a livello mitologico, Venere è la stella amorosa della sera e la stella guerriera del mattino. E poi Ares è l'amante di Venere. Marte e Venere, avete presente le donne Venere e gli uomini Marte? Anche i simboli, insomma, sono molto evidenti. appunto. Di conseguenza sono una coppia archetipica, amore e guerra. Amore è un'unione, ma dove c'è l'unione, poi c'è anche un desiderio di compenetrarsi, come in un certo senso di sfidarsi, l'eterna lotta che c'è tra Yin e Yang. E allora dove c'è l'amore c'è anche la guerra. C'è una bellissima canzone, abbastanza vintage, che dice: ogni uomo uccide ciò che ama. Non riuscirò mai a dirlo in inglese, ci provo. Each man kill the thing is love.
Ah, ce l'ho fatta. Ogni uomo, cosa, sembra brutto, come ogni uomo uccide ciò che ama, nel senso che l'amore è una continua sfida tra gli opposti, amore e guerra. E allora, se voi volete amare, dovete accettare anche, c'è un moscerino, accettare anche il conflitto. Il conflitto porta alla pace. Guerra e pace. È una storia archetipica molto, molto nota. È una storia archetipica molto antica. È una storia archetipica che conosciamo tutti quanti benissimo. E però chiaramente, insomma, la guerra, che cosa porta il tema della guerra? Una parola chiave per il guerriero, l'aggressività. Se avete i numeri uno, dovete considerare in voi il tema dell'aggressività. L'aggressività sembra una brutta parola, che cosa vuol dire? Allora, la violenza è una cosa, l'aggressività in sé è eros, è l'energia, è il bambino quando nasce che urla perché vuole essere nutrito. Se non c'è l'energia dell'aggressività, c'è la depressione, eros e thanatos. Meglio arrabbiati che depressi, perché se siete arrabbiati avete ancora voglia di vivere nonostante tutto. Se non avete più rabbia, oppure la rabbia si è nascosta dentro di voi, allora è pericoloso. Vi state lasciando scivolare in una valle desolata, una terra di nessuno, l'oblio, la palude. Invece la rabbia può tenervi vivi e poi la rabbia chiaramente non deve rimanere sempre rabbia, si trasforma gradualmente lungo la scala emotiva, arrivando a diventare anche speranza e poi addirittura energia, gioia. Incanalare la paura, incanalare la rabbia, noi dobbiamo incanalare questa rabbia. Perché le culture hanno avuto sempre gli sport, i guerrieri per millenni? A meno che non si dovesse intraprendere una guerra, ecco, potremmo dire che gli sport servivano per far sfogare questa rabbia e questa aggressività in modo collettivo. E così si creavano dei giochi, giochi olimpici, gare sportive. E gli dèi non sono mai andati via. Avete presente? Un tempo c'era il Colosseo, c'è ancora, ma non è che ci sono per fortuna leoni e gladiatori. Adesso c'è lo stadio. Ecco, James Hillman, grandissimo, il mio mentore, lui ovviamente si occupava di psicologia archetipica, dice che gli dèi non sono mai andati via, noi ne abbiamo nascosti. Guarda caso, nello stadio c'è ancora spargimento di sangue, perché la divinità che presiede lo stadio è il dio della guerra, che si manifesta nelle sfide, nei giochi. Di conseguenza, quando tu hai tanta energia, potresti essere arrabbiato. Questa energia va incanalata. In che modo? Va incanalata attraverso degli obiettivi. Devi avere un goal, devi avere un bersaglio, devi avere un obiettivo. Allora l'energia del guerriero, del tuo guerriero, scaglia la freccia e colpisce l'obiettivo. Questo è il modo giusto. Un guerriero ha bisogno di obiettivi. Anche se tu non hai il numero uno e sei incazzato, va bene. Non biasimare te stesso perché sei arrabbiato, sei vivo. Se vuoi direzionare questa rabbia, la rabbia è un'energia che ha trovato un ostacolo. La rabbia del vento viene incanalata nelle pale eoliche, la rabbia di un fiume impetuoso viene incanalata per produrre energia idroelettrica, la rabbia del vapore nella pentola a pressione viene utilizzata per cuocere i cibi. Di conseguenza, questa rabbia non è il male,
Il male è la rabbia diretta contro se stessi, quello è micidiale. Ma se tu questa rabbia la dirigi verso uno scopo, ti farà ottenere tantissimo. Meno male che sei arrabbiato ogni tanto, sei vivo. Non boicottare te stesso. Se tu hai tanta energia e ti sei sentito bloccato, inevitabilmente sarai anche incazzato. Qualche volta è normale. Io quando non sapevo di essere un numero uno, ecco, il mio nome e cognome Guido Rossetti, se io lo trasformo con il metodo che vi ho detto prima, quindi io qua scrivo Guido Rossetti, poi uso la tabella di corrispondenze, la G è un 7, la U è un 3 e così via, e faccio tutta la somma, viene fuori un numero che è ridotto da 1 a 9 da 1, quindi non so se adesso non ricordo se sia 55, però viene fuori 10, quindi 1. Quindi io sono un numero 1. Però prima ancora di saperlo, io non avevo nessun tipo di consapevolezza di essere un numero 1, ma neanche di avere questa energia. Quando ho cominciato a conoscere meglio me stesso, la mia cistifellea è scoppiata purtroppo. Perché avevo così tanta rabbia dentro di me e non lo sapevo, e la mia cistifellea si è riempita di calcoli, pensate a 14 anni. Perché vi dico questo? Perché quando tu stai mandando giù dei bocconi amari e stai subendo e non te ne accorgi, questa energia va da qualche parte. Allora, meglio incazzato in modo consapevole che subire senza neanche più sentire la rabbia, quello è distruzione di te. Quindi è molto importante che tu ti renda conto che se sei pieno di energia ogni tanto sei incazzato. Ti devi anche sfogare, però il modo migliore è incanalare questo in un obiettivo sfidante, che deve avere anche una data. Io sono anche un coach. Vi anticipo che c'è un bellissimo corso che si chiama Il Laboratorio degli Archetipi, che può già essere prenotato sul sito della mia casa editrice, il punto d'incontro. Ringrazio moltissimo la mia casa editrice. È un laboratorio degli archetipi. Quello che io sto facendo con voi è un lavoro archetipico. Il laboratorio degli archetipi lavora per riconoscere gli archetipi, ma anche per attivarli. Se tu sei nato il 10 ottobre, ad esempio, hai un guerriero pazzesco. E te ne devi accorgere se sei nato il 19 ottobre, ma anche se sei nato solo il 10. Se la somma del tuo numero della data di nascita da 1, tu hai il guerriero. Ogni tanto tu hai una spinta, la rabbia, ma non solo, la paura di non farcela da solo, la paura di non stare in piedi sulle tue gambe, perché le paure più grandi dell'uno, allora, se l'uno è l'arciere, se l'uno vuole vincere, io sono il migliore, io arrivo primo. Qual è la paura più grande? La sconfitta, non essere nessuno, essere considerato l'ultima ruota del carro, non valere niente. Considerate che però dove c'è un archetipo c'è sempre la sua ombra. E Jung diceva che spesso la nostra persona o maschera sociale è l'antitesi di quello che siamo veramente. Voi vedete persone che sono molto sicure di sé, sono come il pavone che si gonfia. Quello è un ego compensato. Queste persone sicuramente hanno dei momenti dove hanno l'autostima sottoterra, ma mica la vengono a dire a voi. Io all'inizio ci credevo, quando ancora non sapevo come stavano le cose. Quando una persona sa tutto lui, fa tutto lui, vanta le sue gesta, è tutto lui, quello è un ego compensato. Di conseguenza non credete che sia come vi fa vedere. Ecco, questo sappiatelo. Questo guerriero, allora, voi potete chiamarlo anche se non avete l'uno, quando avete bisogno di prendere delle decisioni, quando avete bisogno di difendere il vostro spazio. Quando avete bisogno di dire di no, perché se voi non lo fate, le persone vi mettono i piedi in testa. Noi abbiamo bisogno di avere un cuore aperto. Il cuore invece dice sempre di sì, sempre di sì.
Se voi siete così coinvolti, così amorevoli e così desiderosi di mettervi nei panni degli altri, è meraviglioso. Ma se tu sai fare solo questo e non ti sai difendere, ti schiacceranno. Noi dobbiamo avere un cuore aperto, ma anche la capacità di dire di no quando occorre. E non è detto che le persone che ti vogliono bene non ti faranno del male, lo fanno senza volerlo. Nel momento in cui una persona magari ci vuol bene, però è fuori fase, fuori forma, in un periodo negativo, ci consegnerà le sue valigie di stress, di rabbia e tutto, e noi ce le dobbiamo, non è giusto. Noi dobbiamo imparare a dire anche di no. Se tu ami una persona, che sia tuo figlio, che sia il tuo amico, la tua compagna, il tuo compagno, e questa persona ti consegna delle braci bollenti, tu le prendi nelle tue mani? No, no, devi dire di no. Magari quella persona non si accorge che ti sta facendo questo. Se tu glielo permetti, poi tu sarai arrabbiato non con quella persona, con te stesso perché glielo hai permesso. Io mi sono reso conto che le persone che ho dovuto perdonare, credevo che fossero alcune persone, ma ero io perché gli ho permesso di farlo. Non sono stato capace di dirgli di no, non sono stato capace di dirgli no, questo non ti permettere. Allora io mi devo perdonare io me stesso perché gli ho permesso di farlo. No, loro sono già perdonati, fa così per dire. Se tu non sai dire di no, se tu non hai un guerriero sano dentro di te, tu ti farai mettere i piedi in testa e poi odierai te stesso perché lo hai fatto. Ricordati queste cose, perché un ego sano ti aiuta a sopravvivere. Quando tu hai una mente aperta, sei consapevole, hai un cuore aperto, ma anche la capacità di dire di no a quello che non vuoi, allora sei una persona integra. Ecco, adesso abbiamo cominciato meglio a capire il caratterino di questo uno. Io sono, vanta le sue gesta, ho fatto questo. Sai, questo l'ho creato io, questa è una cosa mia, l'ho fatto io. Ti piace? Allora, l'uno, insomma, è anche un po' un narcisista, dovrete anche un po' permettergli di essere il number one, di essere un po' al centro. Però poi vi ricambierà sicuramente, andrà anche nel fuoco per voi, difenderà la vostra relazione a qualsiasi costo. Però se entrambi avete questo carattere di numeri uno, insomma, bisognerà avere degli spazi, bisognerà ben distinguere le competenze, se no si diventa come due galli in un pollaio, insomma, lo sapete, ecco. Ci sono anche dei film, perché è così bello lavorare con gli archetipi? È meraviglioso lavorare con gli archetipi, ma perché sono riconoscibili anche nella letteratura, nei film. Beh, il guerriero nel film, beh, ce ne sono tantissimi, personaggi maschili e femminili. Allora, come vi ho anticipato, il laboratorio degli archetipi è la mia ultima creazione all'avanguardia, e qui sono numero uno. Posso dire che all'avanguardia, lo dico, ma ve lo dimostro se volete. È un lavoro all'avanguardia, perché la parte più importante è l'attivazione degli archetipi, altrimenti è come avere un tesoro e non spenderlo, è come avere un meraviglioso piatto e non mangiarlo. Noi possiamo attivare gli archetipi anche attraverso delle musiche, delle letture, dei film, dei luoghi, dei comportamenti, degli atteggiamenti. Qualcuno ve lo dico. Personaggi femminili che incarnano il guerriero. Vi faccio qualche esempio. Elizabeth Bennet in Orgoglio e Pregiudizio. Se vi piace il fantasy, Ermione in Harry Potter. Leia Organa in Star Wars, che donne, eh? Miranda
Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada. Caspita, che leadership! E dove vogliamo lasciare Ellen Ripley in Alien? Questa donna che sconfigge il mostro, lo butta fuori nello spazio profondo, che lotta con sto mostro. Anche il cartone animato Mulan o Uma Turner in Kill Bill. Personaggi maschili, figuriamoci, ce ne sono un tot. DiCaprio in Revenant ha vinto l'Oscar. Ecco, DiCaprio. Qui, in questo film, dimostra l'importanza della rabbia. Deluso e ferito dalle persone in cui credeva, rimane vivo solo perché vuole vendicarsi. È lo spirito della rabbia e della vendetta che lo tiene vivo, vivo. E poi, quando potrà vendicarsi, non gli interessa più, perché quella forza lo ha tenuto vivo. Questa è la prova di quello che vi ho detto, che la rabbia, non giudicate chi è arrabbiato, pensate o anche voi stessi, meglio arrabbiato che depresso. Steve Jobs, beh, Steve Jobs anche numerologicamente era un 1, 1-1. Beh, Steve Jobs ha ricomprato l'azienda che lo ha licenziato, che dire, grande leader, però l'ha pagata purtroppo sta storia. Ma ce ne sono tanti di film, Rocky, Sylvester Stallone in Rocky, Terminator, Tom Cruise in tutti i suoi Mission Impossible, Neo in The Matrix, Luke Skywalker in Star Wars e così via, Il Gladiatore, L'Ultimo Samurai, insomma è evidente che c'è lo stile del guerriero. E poi li troverete anche nella letteratura, nei romanzi, il numero uno, il conquistatore, il guerriero, il lottatore, il pioniere, sono altri nomi del nostro guerriero. Devono mettersi alla prova, il numero uno affronta sempre prove e poi deve ricominciare da capo. Questo è un po' il prezzo, le sfide e ricominciare da capo. Alcuni esempi anche nella letteratura, beh, eroi per caso. Ci sono anche degli eroi che si trovano eroi per caso. E poi ci sono gli eroi classici, ma quelli, come vi ho detto, insomma, ce ne sono veramente tantissimi. Ecco, l'aspetto ombra del guerriero è l'egocentrismo e quindi farebbe qualsiasi cosa per vincere. L'egoismo, l'egocentrismo, la concentrazione su di sé, la spinta a qualsiasi costo per raggiungere gli obiettivi e anche il complesso di superiorità, questo è quello più evidente. Io sono. Le persone che dicono sempre io ho fatto questo, io. Ecco, l'egocentrismo, però considerate che ci sono persone che dicono di non essere egocentriche, ma sono i più egocentrici. Negano il loro egocentrismo, ma loro sono sempre al centro di ogni cosa. Quindi, insomma, anche lì non lasciamoci incantare. Anzi, le persone che hanno raggiunto un certo livello, com'è possibile che non siano egocentriche? Ci sono arrivate perché hanno un forte ego, sono ambiziose. Che poi abbiano messo questo ego al servizio degli altri, questo è un altro discorso. Ma che una persona non abbia più l'ego, quello, beh, lasciamo perdere. Allora, l'eroe ombra, la paura più grande di questo archetipo nel suo lato ombra è la paura di fallire. La paura di non fare centro e anche quel complesso che potremmo chiamare quello della volpe l'uva nella favola, no? Dice che non gli interessa perché in realtà crede di non potercela fare. Quindi uno vuole vincere e piuttosto che perdere non gioca. Quella è la soluzione che sembra geniale, no?
No, no, non mi interessa, guarda, no, non ci sto, non mi interessa, non gioco, non mi piace, perché pur di non perdere non gioca. Quindi il numero uno vorrebbe vincere sempre, vorrebbe, come si dice, na na nascere già imparato, e invece è come il bambino che deve camminare prima gattonando, poi cade, si rialza, altrimenti non impari. L'umiltà. Il numero uno, l'umiltà, ce l'ha sotto i. Non ce l'ha. Cioè, come fa l'uno a essere umile, che è la vetta, che vuole essere il primo? È chiaro che l'uno non è umile, non è la sua energia essere umile. Può diventare il guerriero di luce, ma avrà bisogno sempre di un obiettivo tosto per cui combattere. Vedete quante cose che ci sono, non immaginavate che ci fossero così tante cose. Allora, vi suggerisco già un esercizio che fa parte del laboratorio degli archetipi che veramente, ecco, posso dirlo da numero uno che sono fiero di questo lavoro. Allora, vi faccio questo regalo che è un anticipo del laboratorio degli archetipi. I prossimi giorni, fate chiarezza sui vostri obiettivi, però non solo con la testa, dovete ascoltare anche la pancia. Obiettivi motivanti, però cominciate con un brainstorming. Prendete un foglio, un quaderno, e poi fate una lista di obiettivi. Se volete, potete scrivere in cima. Nel mio ideale di vita, io, e poi al presente come se lo steste già facendo. Vediamo. Nel mio ideale di vita, io giro in tutto il mondo tenendo corsi e anche scoprendo sempre cose nuove. Nel mio ideale di vita, io ho tanti amici e vivo una vita piena di stimoli avventurosa. Nel mio ideale di vita io insegno anche in Giappone. Nel mio ideale di vita io creo un nuovo corso esperienziale con gli archetipi attraverso i viaggi. Sto facendo proprio in diretta con voi un brainstorming. E poi così, fino a che non mi viene più niente, scrivete quindi degli obiettivi motivanti come se fossero già realizzati e poi metteteli per iscritto e rileggeteli. E poi vedrete che da questi obiettivi verranno fuori anche degli obiettivi che potete veramente realizzare. Ad esempio, quello che adesso in questo brainstorming che io ho fatto con voi così in diretta, nel mio ideale di vita io creo un nuovo corso esperienziale nella natura con gli archetipi. Ma è bellissimo, mi piace. Vedete? Allora a questo punto dico a me stesso, ah però, un corso esperienziale con gli archetipi nella natura, bellissimo, come potrei farlo? Allora comincio a strutturarlo. La natura, in dove? Dove? La natura dove? In che posto potrebbe essere? E che percorso potrebbe essere? Un percorso fisico, un percorso a tappe con degli archetipi? Ma caspita, mi piace veramente. Ecco, allora vedete che la passione emerge. A quel momento, in quel punto, io posso dire, caspita, qual è il primo passo? Che luoghi potrebbero essere? Che percorsi potrebbero essere? Quando potrei crearlo? Con chi? Dove? Quando? Come? In che posto? Questo è veramente strepitoso. Quindi fate questo esercizio, scrivete nel mio ideale di vita io e poi tutto quello che vi viene in mente di cose che vi piacerebbe fare come se le steste già facendo. Questo è veramente molto potente. Vi do anche oggi, dai, sono generoso, vi do un altro esercizio. Io sono così, do sempre troppo, però vabbè, mi conosco. Allora, altro esercizio.
Fate attenzione nei prossimi giorni quando qualcuno si comporta male con voi. Oppure diventate consapevoli quando dite di sì e invece vorreste dire di no. Oppure quando una persona alza la voce con voi. Oppure quando voi vi tiene al telefono un'ora che voi dovete andare. Cominciate a dire di no. Correte il rischio di essere disapprovati. E ditegli con chiarezza che non avete intenzione di farlo o che vi siete stancati del suo atteggiamento. Questo tira fuori il guerriero. Qualcuno direbbe tira fuori qualcos'altro. E poi ci sono tanti esercizi. Ecco, il laboratorio degli archetipi lavorerà proprio su questo. Ci sono anche oli essenziali. Se vi piacciono gli oli essenziali, l'olio essenziale di rosmarino attiva il nostro guerriero, ma anche la fragranza di pompelmo, la menta piperita. Questi concetti sono spiegati nel mio libro La numerologia e le chiavi della fortuna, edizione Il punto d'incontro. Carissimi, è passata un'ora esatta. Vediamo un po'. Io dove vedo i vostri commenti? Perché io non vedo. Ah, sì, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. C'è scritto commenti, però io non li vedo i commenti. Com'è possibile? Perché dunque, 54 commenti. E dove sono questi 54 commenti? Caspita, come faccio a vedere questi commenti qua? Vediamo un po' dove possono essere questi 54 commenti. Voglio leggerli, come faccio a vedere i commenti? Vediamo se magari Anna mi dà una mano, perché io non li vedo. Non li vedo mica i commenti. Dunque. Vediamo se. Commenti. Commenti, domanda, opzioni, sondaggi. Dove sono i commenti? Perché è una piattaforma nuova per me questa. 56 commenti. Vediamo se c'è qualche finestra da aprire qua, non so. Vediamo un po'. Dati statistici. Spettatori, 57 commenti. O che c'è da attivare qualcosa che io non so qual è, ma io non li vedo i commenti. Domande, dashboard, dati statistici. Pensavo che cliccando sopra i commenti si vedessero. Commenti, vediamo un po'. Però, è una tabella vuota, questi io non li vedo. Vediamo se mi arriva qualche suggerimento. Vediamo se mi arriva qualche suggerimento. Del resto è tutto in diretta, quindi magari la prossima volta mi attrezzerò per vedere, perché i commenti di solito sulle dirette Facebook li vedo sempre direttamente. Adesso non li vedo, non capisco il perché. 54 commenti, mi dispiace non vederli. Vediamo se mi aiutano. Allora, intanto vi dico che sono molto felice di essere qui con voi. Allora, i commenti che adesso, se non riesco a vederli, mi dispiace molto. Scrivetemi info.rossetti@libero.it. Info è scritto info.rossetti con due S, due T.it. info.rossetti@libero.it. Scrivetemi in modo da poter vedere, perché adesso io ho i commenti, come vi dicevo, non so il perché, ma proprio io qui non li vedo da nessuna parte. Quando facevo le dirette Facebook, di solito mi comparivano sul lato sinistro, però
Però no, qui c'è l'account notifiche, questo è il mio personale, qui ci sono le visualizzazioni, l'audio, io ci sono 61 commenti, sto soffrendo perché non riesco a vederli. Del resto non so proprio sinceramente come poter fare. Dati statistici, qui c'è una piattaforma con scritto commenti, ma è vuota. E non so proprio perché, rimuovi il modulo, apri una nuova tab, sondaggi, non lo so, non lo so, non lo so, non so che dire. Quindi io non vedo i vostri commenti e non vedendo i vostri commenti, di conseguenza non li posso indovinare. Allora, finirei a questo punto perché mi dispiace, insomma, non riesco a leggere i vostri commenti. Vi dico qualcos'altro. Quello che voglio dirvi è un incoraggiamento prima di chiudere. L'incoraggiamento è questo, che noi abbiamo tutti gli archetipi e questi archetipi sono nostri amici. Anche se non abbiamo il numero uno, come dice Jung, noi abbiamo un guerriero interiore, abbiamo questa forza che ci viene incontro, però sta a noi dare valore a noi stessi. Ma veramente, se io dovessi riassumere in una parola l'energia del guerriero, direi quello che in inglese è goal. Immaginate un bel bersaglio davanti a voi e poi voi tirate la freccia nel vostro arco puntando verso il centro del bersaglio. Tirate indietro la corda al massimo e poi dite fuoco. Potete farlo anche come esercizio archetipico. Sentite come farlo vi dà energia, ve lo faccio rivedere. Tirate indietro la corda nell'arco guardando il centro del vostro bersaglio e il vostro bersaglio è un obiettivo. E poi tirate al massimo indietro e scagliate la freccia. Fuoco. Perché questo avvenga però ci vuole un obiettivo, perché se voi non avete un obiettivo non potete neanche mirare. Quindi pensate quanto è importante avere gli obiettivi. Allora, focalizzatevi sugli obiettivi. Se siete arrabbiati va bene, meglio arrabbiati che depressi. Tirate fuori questa grinta, cominciate a dire di no. Rendetevi conto che siete unici e speciali. E che avete il diritto di affermarvi, che avete il diritto di giocare la vostra partita in questo grande campo degli opposti. Trasformate la vostra paura in adrenalina. È per questo che esistono le giostre e i percorsi anche difficili. È per quello che esistono com'è che si chiamano, bumping, jumping, o persone che fanno degli sport pericolosissimi, o persone che si buttano col paracadute, ovviamente, da un aereo per trasformare questa paura in adrenalina. L'uno ha bisogno di adrenalina, ha bisogno di sfide, ha bisogno di energia, ha bisogno di sentirsi vivo. Intanto guardo se trovo sti benedetti commenti, ma qui sono completamente non visibili. A meno che, vediamo se digitando qualcosa succede qualcosa. Vediamo che cosa succede. Vediamo un po'. No, questo è il sondaggio, non può essere. Quindi il commento, azioni del modulo. Boh. Non lo so, ragazzi, vi chiamo ragazzi e ragazze. Vi chiamo ragazzi e ragazze, non so proprio che dirvi perché speravo in un aiuto dalla regia, ma io non li vedo, non li vedo. Ah, ecco, sì, perché avendo tolto le notifiche, chiaramente non ho visto la chiamata. Non ho visto la chiamata. Vediamo un po' se riesco a recuperarla. Oh, siamo in diretta, quindi proviamo anche questo.
Proviamo a vedere cosa succede. Questa è proprio in diretta, l'ho detto che è in diretta. Vediamo se riusciamo a recuperare questa cosa qua. Così magari riesco a rispondere. Vedete, è tutto in diretta. Non vedo i commenti, qui siamo in diretta anche. Sì, però io i commenti qua non li vedo. Io qui no, no, io qui vedo soltanto termina il video in diretta. E quindi c'è una parte con dati statistici, commenti, che mi dice che ce ne sono 60, ma non vedo proprio. Ci ho provato, ma adesso non li vedo neanche più. Commenti, dov'era? Stati statistici. Non... Ecco, numero dei commenti, 68, però non c'è nessun pulsante per cliccarli, per attivarli. No, no, qui c'è solo dati statistici, ma non la vedo io questa cosa qua. Non ce l'ho proprio questa finestra. Crea sondaggio. Sì, infatti, perché ho sempre usato anch'io le dirette di Facebook, però le ho sempre viste, ma non c'è proprio quell'opzione. Io guardo, sto scorrendo tutto quello che è scorribile, ma non lo vedo. Lì però non c'è niente, qui c'è solo il mio video, a meno che, aspetta che provo a vedere un'altra cosa, modifica lo streaming. Però proprio non ci sono. Qui c'è, questo è il numero di pagine, no, non c'è proprio. Non, 40... No, non ce l'ho proprio. Non ce l'ho perché. No, ma guarda, le ho fatto già le dirette, però qui proprio non compare proprio, non c'è proprio quella finestra lì. Dai, dimmi qualche domanda, facciamo una cosa in diretta proprio. Ah, grazie Pia. Grazie Pia. Eh sì, certo, perché se voi avete la rabbia è quando noi parliamo degli archetipi, ci sono sempre dei temi dominanti. Quando parliamo del numero uno, del guerriero, la considerazione più importante è la rabbia, come gestire la rabbia. La rabbia, intanto, ci dice che siamo vivi e poi questa rabbia è energia disponibile. Ma come vi ho detto, la parola chiave per il guerriero è obiettivo.
goal, stabilite i vostri obiettivi e mettete tutto quel fuoco nella sfida di raggiungere quell'obiettivo. Vedrete come si trasforma anche la rabbia. Imparate a dire di no. Cominciate ad opporvi alle situazioni. Correte il rischio. Volete fare un altro esercizio? In un gruppo di persone che dicono tutte di sì e si auto-incensano dicendo tutte d'accordo, voi andate contro. Fatelo come esperimento. Non so, in una cena sono tutti d'accordo su un, non so, su una certa, su una situazione. Ah, sì, è vero, Anna, sai, anch'io la penso così. Voi dite: no, no, per me non è vero niente. Anzi, secondo me è proprio al contrario. Questo non è vero, quello non è rosso, ma per me è blu. Questo è un ottimo esercizio, se non vi buttano addosso tutte le pietanze, ma non credo, e quindi questo è un buon esercizio anche da fare. Commento, Maria Basile dice: potrebbe fare e chiede di rifare un esempio sulla somma della data di nascita. Sì, facciamo un esempio sulla somma della data di nascita. Maria Basile chiede questo. Sì. Facciamo un esempio. Allora, uso anch'io la mia penna. Facciamo l'esempio di una persona nata il 15-12-1980. Allora, io posso fare sia tutta la somma, quindi 1 più 5 più 1 più 2 più 1 più 9 più 8 più 0. Facciamolo. 15-12-1980, quindi 1 più 5, 6, 6 più 1, 7, 7 più 2, 9, 9 più 1, 10, 19, 19 più 8, 19, 29, 27, 2 più 7, 9. Oppure posso ridurre ogni cifra a un unico numero, quindi il 15 diventa 6. Questo in un certo senso è anche più facile ed è anche il modo corretto. Quindi il 15 lo trasformo in 6, 1 più 5, il 12 1 più 2, 3. 1980 faccio la somma e la riduco. 1 più 9, 10, 1 più 8, 9, quindi diventa 10, 18, diventa 9. Poi faccio la somma che ho ottenuto, 6 più 3 più 9, 6 più 3, 9. 9 più 9 è 18, 1 più 8 è 9, quindi viene giusto in entrambi i modi. Soltanto che certi numeri doppi, 11 o 22, rischierei di non vederli se non uso questa seconda tattica, strategia, cioè di ridurre prima ciascun numero della data di nascita a un unico numero da 1 a 9, poi li sommo, ripeto. Esempio, 15 dicembre 1980, il 15 diventa 6, dicembre diventa 3, 1980 è 18, quindi diventa 1 più 8, 9. Poi faccio la somma di queste tre cifre che ho appena ottenuto, 6 più 3 più 9, 6 più 3, 9, 9 più 9, 18, 1 più 8, 9. Questo è il metodo che si usa ed è molto semplice. E questo è anche uno dei numeri più importanti, è chiamato il numero del destino. Il numero del destino ci informa sul destino che abbiamo in questa vita e di conseguenza è il numero che ci dà la traccia, secondo quello che diceva Platone e poi Hillman successivamente, insomma, molto successivamente, che siamo noi a scegliere il nostro destino. Io, ad esempio, la somma della mia data di nascita ridotta è 6. Ed è così vero, tutta la mia attenzione va nella relazione, nella famiglia, nell'amore. Tenete conto che però il numero del destino che avete ottenuto secondo questi calcoli non è così dovete guadagnarvelo. Perché se avete scelto questo progetto di vita è probabile che sia un po' diverso da quello che facevate prima. Infatti, Platone nel mito di Er, nel decimo libro della Repubblica, che è il suo libro più importante, parla di questo, delle anime che tornano e scelgono il loro progetto di vita. E allora Platone fa un esempio.
dicendo: Ulisse, dopo un'intera vita dedicata al viaggio, a stare lontano da casa, ad affrontare mostri, ciclopi, a tradire la moglie, nella prossima vita avrebbe scelto una vita molto semplice, noi diremmo quasi da pantofolaio, no? Anche se lui dice la vita di uno sfaccendato qualsiasi, sembra un po' critico. Questo cosa vuol dire? Che non è detto che se tu hai il destino 1, il tuo guerriero sia già pronto. Dovrai allenarlo. Se hai il destino 3, non è che tu sei già creativo, che sei già a giullare. È probabile che tu debba attivarlo. Ecco perché l'attivazione degli archetipi è questo lavoro importantissimo che sto facendo adesso con il laboratorio. Se tu hai il destino 5, è chiaro che in te c'è un esploratore, c'è un navigatore, c'è un venditore, c'è una persona che ha il dono della parola, ma dovrai conquistartela questa cosa, dovrai attivarlo questo viaggiatore, dovrai correre qualche rischio, uscire dalla zona di comfort. Se tu hai il destino 7, è chiaro che c'è in te un saggio, che può imparare le leggi dell'universo, conoscere i segreti mistici, ma dovrai entrarci, non ti è dato così regalato. Cioè è qualcosa che dovrai allenare, perché se c'è un destino non può mai essere uguale a una vita precedente. Di solito è complementare. Quello che ci è chiesto di fare in una nuova vita è qualcosa di diverso da prima, se no cosa viene l'anima di nuovo a fare? Ecco, questo è fondamentale perché alcune persone dicono: ah, io ho il destino 3, ma non mi sento un giullare, non mi sento né creativo. Ma tu cosa fai per attivare questa creatività? Ho il destino 7, ma non mi ritengo un saggio. Ma cosa fai per imparare? Leggi? Entri nel silenzio, fai dei ritiri, fai dei corsi di meditazione, fai esercizi spirituali regolari. No. Avete già capito quello che voglio dire? Bene, bene, bene. Senti, qui sta chiedendo se tu fai di questo tipo, posso consultare privatamente. Sì, potete consultarmi privatamente scrivendo alla mail che vi ho detto info.rossetti@libero.it. Oppure, sì, è il modo più semplice, info.rossetti@libero.it. Oppure c'è un sito? Il mio sito è numerologia-archetipi.it. Se voi cercate numerologia archetipi, anche senza digitare altro, viene fuori il mio sito, perché numerologia archetipi è sinonimo di Guido Rossetti, praticamente. Loredana Roberti, ti saluta. Grazie Loredana, mi dispiace di non poter vedere i commenti, ma non riesco qua a citare. Tante persone che ti scrivono molte cose che ti conoscono, Grazie a tutti. o sono molte, molte date, hanno scritto molte date, volevo proprio su questo, però Vi prometto che la prossima volta, a costo di fare una prova, ci attrezziamo prima. ricorda il prossimo appuntamento. Allora, il prossimo appuntamento, ve lo dico subito, il bello della diretta è proprio anche questo. Allora, il prossimo appuntamento noi lo abbiamo stabilito a maggio, esattamente. È il 31 maggio, sempre alle 21:30, il 31 maggio. Sì. Con il numero 2, l'archetipo del fanciullo, che poi è anche l'archetipo della madre, della nutrice, perché comunque gli archetipi sono un viaggio meraviglioso. Questo numero 1 però sono riuscito a spiegarvelo. Purtroppo, a parte il disagio dei commenti, sento di essere riuscito a trasmettervi i concetti base. Adesso ti lascio, chiudo la telefonata così tu puoi salutare. Grazie, grazie Anna Tamburini, come vi dicevo, è lei che ha creato proprio la Lux, l'università
della conoscenza. Grazie Anna, grazie di cuore. E così, carissimi, io vi ringrazio, non so, veramente non capisco perché non si vedono questi benedetti commenti, perché ho una vita che faccio dirette Facebook e so anch'io che ci sono i commenti che scorrono, ma è un destino anche questo, ci sarà un motivo anche per questo. Però se volete scrivetemi info.rossetti@libero.it. La prossima volta vi garantisco che i commenti, anche a costo di non so, di sradicare, vedere cos'è successo in questa dashboard tecnica, vedrete che la prossima volta riusciremo a vedere i commenti. Grazie di cuore, a prestissimo, un grande abbraccio a tutti. Ciao, ciao.